14 ottobre, oroscopo almanacco, insieme a Mauro, bentrovate e bentrovati. 78 i giorni che mancano alla fine dell'anno. Il buon compleanno, visto che è un personaggio solo, ad Alda Deusanio, oggi nata nel 1958. La Chiesa ci ricorda San Callisto I Papa. Frase del giorno: i maestri si limitano a spalancare le porte, il resto del cammino lo farai da solo. Andiamo avanti e proseguiamo come sempre con quello che ci riserva il nostro almanacco, oroscopo 14 ottobre. Ariete, riflettete il più a lungo possibile prima di accettare un nuovo incarico. Potrebbero derivarne molti guai e forse anche troppe ore impegnate per la realizzazione di qualcosa che alla fine non vi interesserà poi tanto. Fareste bene ad ascoltare anche l'opinione degli altri. Toro, la situazione economica si presenta fluida, senza problemi. Non abbassate la guardia, però, e continuate a mantenere la vostra saggia politica di spese ben calibrate e fatte al momento opportuno. Oggi, comunque, se avete il desiderio di togliervi un capriccio, fatelo con tranquillità. Gemelli, concentrate gli impegni più gravosi nelle prime ore del mattino. Dopo, una certa rilassatezza potrebbe prendervi e la voglia di lasciarvi andare a piacevoli fantasticherie avere il sopravvento. Non allontanatevi troppo dalla realtà, che per voi si mantiene piacevole. Cancro, oggi potrebbe esservi una leggera schiarita nel vostro orizzonte, merito di un azzeccato complimento fatto al vostro stile da una persona che non vedevate da tempo e con la quale avrete l'opportunità di fare una veloce colazione. Servirà a tirarvi su il morale. Leone, cosa vi manca non lo capite nemmeno voi, eppure oggi una certa insoddisfazione potrebbe farvi calare un po' di tono. Evitate di volere a tutti i costi fare accettare una vostra idea agli altri. Lasciate che ognuno esprima liberamente la propria opinione. Un confronto è comunque sempre molto positivo. Vergine, oggi tenderanno tutti a lasciarvi tranquilli, forse un po' troppo. Ma se il vostro atteggiamento è così pieno di pedanteria, meglio non iniziare nemmeno un dialogo con voi. Quando vi sarà passata, sarete i primi ad andarli a cercare. Rimanete a cuocervi nel vostro brodo. Bilancia. Un appuntamento importante potrebbe lasciarvi intravedere nuovi sbocchi professionali. Invece di partire in quarta, con ogni possibile entusiasmo, valutate se un cambiamento di quel tipo vale veramente la pena di essere fatto. Oltre all'aspetto economico, considerate anche il tipo di impegno. Scorpione, oggi potrete fare finta di non essere presenti e dimenticare la realtà. Il lavoro scorre su ritmi molto tranquilli, quindi potrete permettervi di riflettere su aspettative che vorreste realizzare. Non mettete troppa carne al fuoco, però, altrimenti disperderete le vostre energie. Sagittario, fate attenzione oggi alle dicerie di qualche collega. A volte, senza rendervene conto, rimanete vittima di malignità del tutto gratuite. Intervenite immediatamente e mettete a tacere chi ha l'intenzione di crearvi problemi, ma reagite con molto tatto, con grande diplomazia. Riceverete una visita inattesa. Capricorno, non siate troppo apprensivi nei confronti di un probabile malessere di stagione. Magari una buona cura vitaminica potrà aiutarvi a superare la paura e a irrobustire il vostro fisico un po' stanco. Anche frequentare una palestra potrebbe esservi d'aiuto. Acquario, potreste occuparvi di un viaggio di lavoro. Se così fosse, è sicuro che potrete permettervi tappe personali per conoscere nuovi luoghi. Riuscirete così ad unire l'utile al dilettevole, ma non dimenticate comunque che il tempo a disposizione non sarà così tanto come vorreste. Pesci, sarete velocissimi a sbrigare il vostro lavoro, solo perché così avrete modo di starvene in santa pace a lasciare divagare la mente dove vuole. Non sentite la voglia di impegnarvi, né di ascoltare chi pretende di insegnarvi qualcosa di assolutamente indispensabile. Dovrete però fare un piccolo sforzo e revisionare il vostro bilancio.